Fracassi, raccontami un po' della tua esperienza. Allora, il momento più emozionante è stato quando Mario Bianchi è salito sul palco cambiando tutta la scaletta che io avevo in mente. Perché io sono timido, per cui non potevo parlare. Ma io l'ho perdonato perché lo amo molto e soprattutto poi mi vorrò fare un selfie con lui. Va bene. Con il mio vestito, però adesso vado a prendere il cappottino. Mi sento molto bene come presentatrice, quindi direi lanciatemi per altre... Va bene. Starlet, io sono comunque la prova sarà domani sera quando ti vedrò in Mefisto. Ecco, appunto, forse lì sarà un po' più difficile, prova un po' più dura, quindi dovrò concentrarmi. Va bene, grazie, ciao. Ecco l'organizzatore della serata. Ciao. Ciao, ciao Mario. Tutto bene? Benissimo, e tu? L'anno prossimo come sarà? L'anno prossimo vediamo. Ma come andrò avanti? No, sei contento delle scelte di quest'anno, no? A parte gli scherzi. Sì e no. Nel senso che sappiamo tutti che c'è stata questa presenza dell'Eman che hanno monopolizzato tutto. Certo. E secondo me sarebbe stato più opportuno togliere l'Eman dalla competizione, dare una sorta di premio speciale e il resto veramente a questo punto in maniera molto più libera e molto più... Allora, siete contenti? Molto. Di questi premi? Sì, molto, sì, bene. Siamo un po' fuori dal seminato, sì, per una volta, no? Tu cosa ne pensi invece? Beh, devo dire che quest'anno i premi, per esempio, le Mantrilogy sicuramente hanno segnato alto, nel senso, non solo perché ricorda ancora, perché veramente è uno spettacolo che da molti anni non si vedeva, un spettacolo di questo livello. Però secondo me bisogna forse dargli un premio speciale a lui, così lasciandolo fuori un po' dai. Però insomma dai se cose. Bisogna segnalare qual è il miglior spettacolo che esprime il paese con i premi oltre normalmente. Ah, però Civica sono contento che è riuscito Civica, a vincere. Certo. No, poi anche gli altri, per carità. Però diciamo che oltre per il fatto che è mancato Ronconi, secondo me è uno spettacolo che in qualche modo identifica anche la forza del paese. È la prima volta che si fa uno spettacolo su un grande fatto internazionale e non lo fanno gli americani, ma lo fanno gli italiani. Questo bisogna considerarlo, secondo me è già un punto, insomma, una sensibilità, no? Probabilmente lo faranno anche gli americani, però insomma noi altri siamo stati primi. Abbiamo messo insieme tutti, evidentemente il progetto era, come dissi al primo Ubu, dedicato a un mese che era il primo capitolo, evidentemente il progetto era talmente necessario a me che sono riuscito a trasferirlo anche al pubblico e a chi ha votato. Allora, voglio sentirla Paola, cosa pensa del premio che ha preso? Sono molto contenta. Che avete preso tutti insieme. Siete saliti. Non ho fatto tante battute spiritose perché della sono strela, un tipo strela. Serio. Eccolo qua. Ecco. Premio della critica di base, insomma, della critica di base, sì. Progetto giovani critici, tra cui giovani critici di 70 anni che hanno visto questo bellissimo progetto, Case Matte. Sì, che ha girato per l'Italia per due mesi, portando spettacoli all'interno degli ex manicomi di 8 città italiane. Bene. Con 80 associazioni. Polizio, contento di questo premio? KLP. Oh, è un sito così. Sì, lo so. Un sito, lo conosci? Sì. Ah, bene, sono contento. Cosa vuoi sapere? No, così, sei contento quando si vincevano le tappe del Giro d'Italia? Contento, le robe lì. Contento? Sì, beh, certo, cioè, meglio averlo che non averlo. Certo. Ma poi, come dicevi tu, è un premio di tutti voi, perché... Sì, è un premio condiviso, ma ribadisco, come dire, le parole profetiche di Ronconi, proprio dopo questa serata, che c'è proprio necessità del terreno di parola e di interpretazione. A chi lo dici? Io che ho un'età grande della tua... Siamo come in questo zoo, siamo proprio dei panda. Infatti, capito? Ho chiesto alla tela di fare un bel Alfieri, perché sento un bel Alfieri con 10 persone. Esatto. Però con i versi bisogna fare. Sì, e con degli attori come te che sappiano recitare, che è molto difficile. Sei molto gentile. Ciao. Grazie. No, adesso veramente... Ciao Giuliano. Ti cercherò perché tu venga. Come stai? A scuola. Guarda. Hai visto? Ti ho dato prima io il premio di loro, però, o no? Tu sei primo e primo. Bravo. Trovi che ci sia che sia un premio ancora legato sempre ai soliti, o che i giurati vadano a vedere poco, come si sente dire
spesso agli attori e registi della tua generazione? No, no, non ho gli elementi per dirlo quanto. Però sentire il numero di spettacoli vagliati mi sembra che i numeri, secondo me, tutti li hanno visti tutti. Questo non lo so, però questo non posso verificare. Venga alla luce, ci dia la sua luce, Latini. Allora accompagno Gianluca, sono molto contento, insomma, con tutti i meriti del mondo, evviva. E allora questi giganti quando lo possiamo vedere a Milano? A maggio, insomma, appena in tempo prima della fine della stagione. Però fai anche altre date in giro per l'Italia? Sì. Solo quasi Roma e Milano, insomma. Poi poco? Poco, sì, e un paio d'altre, ma proprio un giorno. Come mai così? Quindi poco? Complimenti a chi l'ha votato, come ha fatto a vedere? Appunto. Contenta del premio, Ubu? Era ora, Ha ricevuto telefonate anche di contentezza per la vincita. C'è molta la gente che era contenta. Ma com'è nata l'idea di Olinda? Da chi è nata? È nata da un gruppo che si è unito per chiudere il manifolio di Milano e le persone più strane, quindi c'erano psichiatri, educatori, teatranti che passavano di lì e ci è sembrato che per chiudere un manicomio e invitare il pubblico fosse importante fare delle cose di qualità e che fossero attrattive per le persone. E il teatro è stato... Ma le scelte chi le fa della programmazione? A tu? Per cui complimenti, sono sempre delle scelte molto mirate. Per cui... Abbiamo costruito delle relazioni calde con dei teatranti belli. Sì, infatti. E siamo molto fortunati. E lei di Castiglioncello è contento? Sì, molto contento, perché registi, attori, progetti che passano da Castiglioncello e che saranno a Castiglioncello nel prossimo festival 2016. Tipo Oscar De Summa con la trilogia, Silvia Franco con un lavoro per conto suo. Latini che ha fatto Roberto tutto il progetto. Il progetto Metamorfosi che ne faremo giganti ora da prima da stile. Massimiliano Civica con certo. Giovanni Guerrieri forse, insomma non lo so, però insomma ce ne saranno diversi, quindi siamo venuti apposta perché certo, ci credo. È un luogo dove ce ne passa tanti di quelli che hanno visto. Grazie. Sono felice. Grazie. De Summa è uno. Bene, è uno dei lui. È miei fans. Ah, ok. No, io sono tuo fan, non tu mio fans. Però io sono tuo fan. No, io sono tuo no, fan. No, siamo tutti fans. Siamo fans. E poi sono molto contento, anche se non hai vinto. No, anch'io moltissimo. Anch'io perché moltissimo. Segnalare un tuo spettacolo, lo spettacolo che molti di loro non hanno visto, detto tra me e te. Sì, quelli che l'hanno visto l'hanno votato. Bene, sono veramente contento anch'io di essere qua, di essere in questa situazione, di essere stato con i pochi mezzi che avevo, essere riuscito ad arrivare in nomination, mi sei veramente, veramente contento. No, poi sono contento per alcuni colleghi che stimo moltissimo, Massimiliano Civica, Iomini, Visiti e altri ancora. No, infatti ci sono dei cambiamenti in fronte in qualche modo. Sì. Bisogna abituare chi vota l'Ubu di andare a vedere anche non i soliti. Sì, chiaro. Entrare in queste cose, no? È un po', esatto, un po' va alimentata questa cosa. Ciao. Bisogna iscriversi all'associazione Franco Quadri o no? Sì, in che modo si può fare? Diciamo agli ascoltatori, agli spettatori di KLP, Associazione Ubu per Franco Quadri, e lì ci sono le informazioni, oltre che tutte le informazioni su quello che facciamo. Cosa costa iscriversi? Costa, mi sembra, 50. Brava. Per i grandi. 5 per gli under 35, insomma, per i giovani. Bene. E facciamo pubblicità, grazie. Grazie. Cosa dici, Marino? Basta. Abbiamo dato, no? Sei contento di questa strada?